Una domanda per il coach Paolo Moretti. Io desidererei che si arrabbiasse di più con i suoi allievi, con i suoi giocatori. È troppo buono per me. Che impressione gli ha dato giocare in Serie A? Perché non ci abbiamo un'ala piccola forte? Lui ha detto che il playmaker sono due, cioè Parente e il suo sostituto dovrebbe essere Cardinali. Allora, o si decide a far giocare Cardinali come secondo play quando serve, come è successo a Potenza, che Parente non era in giornata e quindi doveva essere sostituito, oppure altrimenti questa squadra secondo me non farà grandi cose, rimarrà sempre livelli medio alti. Però se vorrà che la squadra cresca, secondo me deve decidersi, a parte a fare il famoso innesto, che dovrebbe essere un pivot di ruolo abbastanza forte, e far giocare Cardinali come play sostituto di Parente, non solo per far riposare Parente, ma proprio per dargli la sostituzione proprio nel ruolo di play. Una domanda per coach Moretti? Si è costruita la squadra per vincere il campionato di B1 e se lui era consenziente sulle scelte di Rinaldi. E volevo sapere se vuole prendere un pivot oppure un play. Non capisco perché lasciare un'ala come Caprari e non riuscire a ricoprire un ruolo, soprattutto come ha dichiarato lui in altre trasmissioni, quando poi Cardillo, che è il sostituto naturale di Caprari, che è un under, è l'unico che può marcare le ali avversarie. Perché li vecchi subito? Io avrei aspettato un altro po'. Abbiamo bisogno di un pivot, di un play. Intanto noi commentavamo così, solo che il pubblico brindisino è esigente. Adesso Giancarlo ci dirà se anche quello di Celi è esigente. Ricordiamo che queste erano di due settimane fa, ecco. Ma forse i brindisini non sanno quanto è esigente il pubblico di Bologna, che già almeno 5 fischia in una maniera incredibile all'interno del Paradozza, e noi dobbiamo arrivare almeno 10, meno 20 perché il pubblico insomma faccia silenzio, ma lì a Bologna è veramente un'arena e poi ci dirai se è vero o no. Giancarlo, voi siete i primi in classifica con uno strascico di critiche al seguito oppure il pubblico è soddisfatto insomma del vostro campionato? Succede anche da voi tutto questo? Beh sì, perché comunque anche da noi sono parecchio esigenti, anche perché insomma la società ha costruito la squadra per vincere anche il campionato. Ma siete primi però. Lo so, però questo purtroppo meno male, lo sport, cioè è così. E che cosa bisogna fare di più secondo te? Non lo so, forse farli divertire un po' di più, perché comunque è vero, siamo primi in classifica, però secondo me, ma anche secondo tutto il gruppo, visto e considerato che ci vediamo tutti i giorni, possiamo giocare nettamente meglio. Però, insomma, forse anche è giusto che ci siano le critiche, dai. In qualche maniera questa è la passione che si respira in queste città, Bologna, Brindisi, ma anche Celi, che è una realtà un po' più piccolina. La passione dei tifosi, possiamo vederla così? È giusto, ma è giusto che ci sia, è giusto che ognuno veda la pallacanestro a suo modo, è giusto anche che questo è sport, è divertimento, no? E dobbiamo sempre, mai, non possiamo perdere di vista il fatto che dobbiamo divertirci, noi a fare il nostro lavoro e chi viene a vedere a vedere, che poi anzi pagando il biglietto ha più diritto ancora di accidenti se ce l'ha, no? Figurati a Bologna quanto diritto ha di parlare. Lo sai che il proprietario della Fortezza Virtus Bologna rimborsa gli abbonamenti a chi si presenta per il campionato mediocre che stanno facendo? Ma dai. Si presenta in banca e gli viene rimborsato l'abbonamento, non è male. Accidenti. E allora ritorniamo indietro, andiamo a rispondere perché tu ti sei perso qualche 4.500 abbonamenti. Dai. Allora ritorniamo indietro, partendo dalla signora, se la regia è pronta io ritornerei su. Rispondo a tutte. Beh certo, dovremmo fare così, io aspetto ovviamente di sapere qualcosa dalla regia perché c'era già la signora che diceva come mai dovresti essere, ti dava il consiglio, dovresti essere un po' più... Io desidererei che si arrabbiasse di più con i suoi allievi, con i suoi giocatori. È troppo buono per me. Coach.
Va bene, prendo questo consiglio. Se lo dice una donna lo devi fare, perché le donne sono attentissime. Andiamo con la seconda. Una domanda per coach Moretti? Si è costruito la squadra per vincere il campionato di B1 e se lui era consenziente sulle scelte di Rinaldi. Coach. Eh sì, abbiamo costruito la squadra per cercare di arrivare il più possibile lontano, assolutamente. Ero consenziente, eravamo d'accordo su tutte le scelte con Rinaldi. Andiamo con l'altra. Lui ha detto che il playmaker sono due, cioè Parente e il suo sostituto dovrebbe essere Cardinali. Allora, o si decide a far giocare Cardinali come secondo play quando serve, come è successo a Potenza, che Parente non era in giornata e quindi doveva essere sostituito, oppure altrimenti questa squadra, secondo me, non farà grandi cose, rimarrà sempre ai livelli medio-alti. Però se vorrà che la squadra cresca, secondo me deve decidersi, a parte a fare il famoso innesto, che dovrebbe essere un pivot di ruolo abbastanza forte, e far giocare Cardinali come play sostituto di Parente, non solo per far riposare Parente, ma proprio per dargli la sostituzione proprio nel ruolo di play. Qui ci sarebbe, avremmo dovuto avere la lavagnetta, no? Però... no. E anche con questo tifoso non sono abbastanza d'accordo, nel senso che è chiaro che un giocatore che gioca 36-37 minuti di media, come in questo momento Daniele, qualche minuto non è di grandissima qualità. Bisognerebbe riuscire a trovare il giusto equilibrio e farlo riuscire ad arrivare nel momento cruciale della stagione, che lui giocherà 30-31 e Michele da playmaker puro quei 7-8 minuti che lo fanno rifiatare, nello stesso tempo fanno la squadra avere un equilibrio giusto. Dobbiamo lavorarci, dobbiamo migliorare, Michele deve cominciare a ritrovare questo ruolo che era suo e adesso deve piano piano riapprepararsi. Quindi sono cose giuste che però non si improvvisano, bisogna lavorarci e con il tempo arrivano, sono sicuro che arriveranno. E comunque c'è da dire che Michele Cardinali ogni volta puntualmente, dall'inizio del campionato, quando è stato chiamato in causa, in campo, in qualsiasi minuto, ha sempre dato un grandissimo contributo. Io sono d'accordo con te e non c'è un giocatore... di qualità soprattutto. Non c'è un giocatore dei miei ragazzi del quale non sono contento, devo dire, e questo lo dico, l'ho detto a loro, l'ho detto in altre trasmissioni, lo dico anche qua perché era verità.